Buongiorno a tutti, oggi 3 settembre, giorno della regata storica. Abbiamo fatto il varo della Caorlina dalla Remiera Casteo fino in bacino a San Marco, dove saremo pronti con l'equipaggio di Praxi P a fare la manifestazione della regata storica. Come veneziani abbiamo avuto il piacere di partecipare, grazie anche alla Remiera di Castello, soprattutto alla Remiera di Castello che ci ha dato questa caorlina, questa bellissima caorlina, e siamo riusciti appunto a fare la parata in Canal Grande e per lanciare un messaggio di rispetto verso la nostra città, Venezia e la sua laguna in particolare. E la riduzione di inquinamento da plastiche e questi nuovi fonti di inquinamento, plastiche, macroplastiche, microplastiche, nanoplastiche, e direi ecco una raccomandazione, anche una forte raccomandazione verso l'amministrazione di questa città e i poteri decisionali, di iniziare una buona pratica, di proibire l'utilizzo dei copertoni delle auto come parabordo. È ora di finirla con questo tipo di scempio, perché poi questi parabordi si staccano e scendono sul fondale e tappezzano la nostra laguna di sostanze che sono anche cancerogene. Quindi vi sono studi fatti, eseguiti nel quadro del programma del progetto Maestro, finanziato dall'Unione Europea, Horizon 2020, e abbiamo visto assieme al CNR e ISMAR come il fondale della laguna sia tappezzato di copertoni. E quindi è una raccomandazione che noi abbiamo già fatto all'assessorato all'ambiente e vogliamo estenderla al sindaco e a tutti gli amministratori che possono essere sensibili e di proibire finalmente questo tipo di utilizzo. E con questo auspicio e noi ci auguriamo di rivederci il prossimo anno, la prossima regata storica, ma Venice Lagoon Plastic Free continuerà a lavorare nel contesto locale di Venezia, ma anche nei nostri progetti europei e nel quadro anche della cooperazione internazionale per ridurre l'inquinamento da plastiche, in collaborazione con tante altre organizzazioni sia locali che internazionali, come il programma del WWF Plastic Smart Cities, di cui Venezia è firmataria. Grazie.